Concludo con l'ultima ospite, non per importanza, ma solo perché abbiamo scelto di seguire questo, diciamo, senso antiorario. Qui con noi abbiamo Arianna Piva. Buonasera e benvenuta nei nostri Buonasera. studi. Allora, posso andare con la sua presentazione che è, diciamo, un pochino una storia personale. Allora, ad Arianna hanno prescritto gli occhiali per miopia all'età di 6 anni ed è peggiorata ai 25 anni, arrivando a meno 11 diottrie, sviluppando fotofobia ed una degenerazione progressiva della retina con un possibile distacco che questo le avrebbe poi potuto provocare la cecità, quindi una patologia davvero grave. Così lascio proseguire a lei con la presentazione, così introduce poi l'argomento di questa sera. Allora, come dicevi appunto tu, posso darti del tu, Sì, volentieri. mi sono stati prescritti degli occhiali da meno 1,5 a già 6 anni, e che è una gradazione già abbastanza consistente per essere la prima. E sono peggiorata in modo molto progressivo, sempre ogni anno fino ai 25 anni, ad arrivare appunto a meno 11 diottrie. E questa paura, questo panico che mi ha messo il poter perdere la vista, mi ha smosso qualcosa dentro di me, perché fino a quel momento avevo dato totalmente fiducia, ovviamente, ai miei medici, ai miei oculisti, che mi dicevano che non c'era niente da fare e non potevo proprio assolutamente, c'erano esercizi, non c'erano occhiali speciali, lenti speciali, e dovevo rassegnarmi. E io ho deciso di non rassegnarmi, perché appunto non mi davano soluzioni, e io non volevo credere che non ci fossero soluzioni, io volevo assolutamente credere che ci fosse un qualcosa che potesse darmi speranza, la speranza. E quindi sono andata in internet a cercare qualcosa e ho trovato Come sono guarita dalla miopia di Davide De Angelis. E Davide De Angelis è l'ideatore di Power Vision System. Power Vision System mi ha, penso, salvato la vita, insieme a Bates e tutta poi la rieducazione visiva olistica che ho praticato su me stessa. E sono appunto migliorata parecchio, e non saprei dire ancora di preciso quanto, perché non è calcolabile in modo ortodosso. E si può dire che ho da meno 11, adesso diciamo che con 7,5 vedo quasi 10 decimi, quindi è un bel miglioramento. E dopodiché posso dire che io 7,5 non lo uso mai, perché comunque poi spiegherò questo metodo. E la mia vita è cambiata in modo strepitoso, perché prima ero terrorizzata, avevo paura di perdere gli occhiali, di perdere le lenti a contatto, di morire. Di uscire, io se esco senza lenti a contatto, senza occhiali, e per me era la morte, veramente. E adesso invece posso vivere la mia vita con felicità e dire agli altri, alle persone che si sentono perdute, che c'è una soluzione. C'è la rieducazione visiva che può aiutare a prevenire e a fermare i peggioramenti e anche a migliorare. Quindi eccomi qua a parlarne qui con voi. Ecco, devo dire che da questa sua testimonianza personale, io ne sono rimasta davvero entusiasta perché, proprio diciamo dal percorso che ognuno di noi intraprende nella propria vita, che possono poi arrivare le risposte, no? Anche ai nostri problemi, anche arrivare quindi alla guarigione. E poi il compito della dottoressa Sophie Ott, aiutare quelle persone che non riescono a intraprendere poi questo percorso. Lei lavora su questo. Diciamo che Arianna è riuscita a fare questo percorso da sola ed è stata molto brava. Sì, il mio approccio sarebbe stato di aiutarla a capire perché il corpo ha bisogno di sviluppare questa miopia e andare a liberare le ragioni per le quali c'è questo bisogno qua. Ma si vede che nel suo percorso ha risolto delle cose che fa che il corpo ha accettato questo miglioramento. Bene, Posso? Sì. Ha assolutamente ragione, perché nel momento in cui ho iniziato il mio percorso visivo, partendo dalla parte fisica, cioè quando si va a lavorare sul fisico, alla fine si lavora anche su di sé. E tutto il mio essere è cambiato. E la mia vita è cambiata, è migliorata in modo incredibile, tutto è cambiato intorno a me, oltre che a me stessa. È stupendo, veramente stupendo. Infatti, poi dalla rieducazione visiva sono passata anche altri temi olistici che mi interessavano molto, naturali sempre.
anche. Bene, allora insieme a lei cercheremo di capire come funziona questo metodo che è il Power Vision System, che poi devo dire che i nostri telespettatori più attenti si saranno accorti che più o meno anche la scorsa settimana abbiamo parlato di una tematica molto simile, ovvero dei bioocchiali, che poi è lo strumento che è uno degli strumenti che poi lei utilizza per la rieducazione visiva. Sì. Ma di questo poi ne parleremo nel corso della trasmissione. Intanto grazie Arianna e ricedo di nuovo la parola alla dottoressa Sofiot per incominciare l'argomento di questa serata. Allora, abbiamo detto che parleremo obiettivo peso forma. Ultima parte di Laboratorio Salute e come già vi avevo anticipato prima passeremo ora la parola ad Arianna Piva e con lei parleremo di rieducazione visiva con un metodo che si chiama Power Vision System. Allora, di che cosa si tratta? Power Vision System è un metodo ideato da Davide De Angelis e io sono la sua portavoce per oggi. E quindi ciao Davide, ti saluto, grazie di tutto. Lo salutiamo anche noi. Sì. E Davide ha scritto... La regia intanto ti segue sì, non ti preoccupare. Questo libro, Come sono guarito dalla miopia, ha impiegato all'incirca 12 anni per... Ti chiedo gentilmente se lo puoi tenere, ecco, lo puoi tenere anche in mano o appoggiato sulle gambe, che così ogni tanto magari lo riprendiamo. Comunque la regia aveva già la locandina. Sì, benissimo. David aveva un problema molto più leggero del mio. Io sono partita da meno 11, lui aveva circa meno 2, 2,25. Solo che anche lui non voleva arrendersi a questo difetto che tutti quanti gli dicevano che era impossibile da risolvere. Così lui si è dato da fare e si è messo a leggere libri di sperimentazioni anche su animali, poi ha sperimentato lui su se stesso, lui non ha sperimentato niente sugli altri, poi ha visto che su di sé funzionava, ci ha messo 12 anni poi di esperimenti, di fallimenti, prove su prove e alla fine ci è riuscito, è arrivato ai suoi 10 decimi senza occhiali. Io quando ho visto questo titolo, Come sono guarito dalla miopia, mi sono sentita un po' presa in giro, perché io ho passato dai 6 anni ai 25 anni con questa miopia praticamente inarrestabile e nessuno mi ha detto niente. Mi ha detto, com'è possibile? Però ero in una disperazione così grande che ho detto, beh, io gli do una possibilità perché non ho altre scelte. Ero arrivata ad essere quasi intollerante alle lenti, a contatto quasi non potevo più portarle, per me erano l'unico mezzo per vedere bene, perché gli occhiali mi davano la nausea e senza occhiali non potevo stare perché ero mezza cieca, non si può andare in giro come l'11 così, e il laser non potevo farlo perché la cornea era sottile e poi c'era la retina che non era molto sana e quindi ero veramente alla frutta, si può dire, no? Cosa faccio? Cosa non faccio? Allora gli do una possibilità, se questa persona mi prende in giro tanto non mi sta chiedendo soldi, mi sta chiedendo solo di leggere quello che ha scritto. Così mi sono affidata a questo metodo, ho provato anch'io su me stessa, ho detto tutto al più un po' di ginnastica cosa mi può fare. E così ho iniziato a leggere e a capire anche qual è la vera causa della miopia, perché qual è il problema, come diceva anche prima la dottoressa, andare alla causa dei problemi. A me hanno detto che la causa era l'ereditarietà e sotto un certo punto di vista ci può stare, cioè l'adattamento dell'occhio a uno stimolo che porta alla miopia, quello sì, si può ereditare dai genitori, quello sicuramente. Questo è un occhio miope, come si può vedere il punto di fuoco è più avanti della retina, la retina è dove finisce il fuoco, la sfocatura insomma. Posso alzarmi un attimo? Sì, piazzo. Sì, che così capiamo esattamente. Così capiamo un po' meglio. Allora, questo è il punto di fuoco. Per un miope, cioè appunto, cioè, la sfocatura, cioè questo punto dovrebbe essere qua sulla retina, corretto sulla retina, invece non avviene questo, perché il bulbo oculare è più lungo del normale, dovrebbe essere qui, e invece si trova qui. Mentre la slide successiva, che ce l'ha? Ok, questo invece è il bulbo oculare di un ipermetrope e il fuoco va a finire esattamente dietro la retina, quindi anche lui vede sfocato, che non ha il punto di fuoco corretto sulla retina. Io mi trovavo con il difetto, appunto, mi trovo ancora tutt'oggi, con il difetto della miopia. E ho messo in pratica queste regole, questa pratica di Power Vision System, che va appunto alla causa. Qual è la causa principale riconosciuta oggi, oltre all'ereditarietà? È lo stress da iperaccomodazione.
che si ha soprattutto con un lungo lavoro ravvicinato durante la giornata. La slide successiva. È che praticamente sì. È un po' quello a cui siamo costretti, tutti, a scuola, perché dobbiamo leggere i libri, guardare il quaderno, fissare la lavagna per tante ore. Infatti. Oppure fin da bambini, quando si gioca al computer, si guarda la televisione magari a distanza ravvicinata. E idem che per chi lavora poi negli uffici o negli ambienti chiusi, che deve fissare per tantissime ore il monitor e alla fine ci si ritrova con gli occhi incrociati. Infatti, al giorno d'oggi c'è questo stress proprio dai iperaccomodazione, l'accomodazione sarebbe messa a fuoco e noi ce l'abbiamo da vicino e adesso si vede questo per esempio è il cristallino e non c'entra nulla con questo. C'entra, perché grazie al cristallino e al ciliare che poi si vede nella slide successiva, al muscoletto che ci sta attorno, questo qui, si ha l'accomodazione, cioè questo muscolo che sta attorno al cristallino che modifica la sua curvatura per aiutarci a mettere a fuoco da vicino, perché noi sappiamo che quando guardiamo a distanza non abbiamo la stessa messa a fuoco di quando guardiamo da vicino e quindi c'è questo continuo stress però di guardare a questa distanza per 8, 10, 12 ore al giorno. Cosa succede? L'occhio, cioè la natura, il corpo umano è perfetto e quello dice: se tu mi dai questo stimolo tutto il giorno per tutte queste ore, dice, io non posso fare tutta questa fatica ogni volta, allora mi adatto a questa distanza che tu mi dai per così tanto tempo tutto il giorno. Così quindi che non mi serve più vedere da lontano. Perché se tu mi dai 10, 12, 15 ore, c'è gente che sta davanti al computer senza mai uscire di casa, anche per lavoro, per studio, per passioni, e quindi la vista a lunga distanza non serve più. E quindi questa è la parte fisica dell'adattamento dei nostri occhi, del nostro corpo. Infatti Power Vision System si basa sul principio SIDE. Sì, è il principio di adattamento proprio alla domanda imposta, cioè se noi diamo quello stimolo all'organo, qualsiasi organo del corpo, anche alla mente e al nostro cervello, noi abbiamo un risultato. E questo è il risultato della miopia. Cioè se noi abbiamo, adesso questa è la retina, quella che dicevo prima, che è appunto composta da conio e bastoncelli, quelli che fanno vedere i colori e i chiaroscuri. E nel miope, avendo questo fuoco che è spostato, che non arriva alla retina, si ha questa immagine proprio non chiara da lontano, mentre da vicino si vede bene. Infatti il miope di solito ha molta chiarezza da vicino, poi dipende dalla miopia, perché sono miopi anche di, tipo, come ero io a meno 11, che anche a questa distanza non vedevo niente. E cosa succede? Questa causa sta proprio nell'iperaccomodazione. Se noi mettiamo l'occhiale subito per vedere da distante nitido, e questo va benissimo perché se uno non ci vede bene ci mette l'occhiale, vabbè. Però se lo usa anche da vicino dove lui sta vedendo bene, continua ad esserci questa causa, questo stimolo. E se io, se l'occhio dice, diciamo, l'occhio dice, se io mi sono abituato a vedere senza ausili in modo comodo a questa distanza per tanto tempo, se tu mi metti un ausilio che mi fa ritornare alla visione di prima, cioè nitido anche a distanza, io mi devo riadattare a questo stimolo perché sto facendo ancora fatica. Quindi una delle primissime cose da fare all'inizio è proprio togliere gli occhiali quando si ha una miopia bassa, finché si ha una miopia bassa. Quando la miopia inizia a essere un po' più importante si usano delle correzioni un po' più basse, per esempio una persona meno 5 stare davanti al computer è già troppo alta, quindi si usa o meno 4, un 4,5. Qua abbiamo la slide del cervello, quindi e prima... E quindi il cervello si impigrisce praticamente, non no? solo il cervello, proprio anche gli occhi, cioè sia gli occhi che il cervello, perché quando noi vediamo sia attraverso la parte fisica, la parte dei muscoli degli occhi che si muovono, che coordinano, abbiamo la parte del bulbo oculare che abbiamo visto prima, proprio la parte più fisica, e poi abbiamo la parte del cervello, che è quella che deve mettere insieme tutti i dati che gli arrivano. Cioè i colori, i chiaroscuri, il movimento e la delineazione appunto dei tratti. E se noi andiamo a vedere tutti questi elementi, vediamo che è un sistema molto complesso, non possiamo dire è solo l'allungamento del bulbo oculare, perché una persona può avere un bulbo oculare perfetto, però una coordinazione dei muscoli estrinseci, cioè questi qua che vediamo, che non è perfetta. Quindi, cioè che sono tutti quei muscoli che sono intorno all'occhio. Questi qua. Proprio quelli che sono attorno all'occhio. Quindi, a prescindere da tutta l'anatomia del difetto visivo, che può essere la miopia o l'ipermetropia, come funziona questo metodo? Cioè, si faranno degli esercizi? Si fanno degli esercizi, perché qua vediamo, per esempio, che quando noi guardiamo un volto,
crediamo di vederlo tutto in una volta, invece i nostri occhi stanno facendo tanti piccolissimi movimenti che si chiamano movimenti saccadici. Infatti adesso vediamo proprio tutti i punti in cui i nostri occhi si fermano quando guardano per esempio un volto, questo è un esempio ovviamente. Ovviamente noi non ce ne accorgiamo. Non ce ne accorgiamo. E questo schema come è stato registrato? È stato registrato da Yarbus, che era uno scienziato russo, e ha visto che noi quando osserviamo un oggetto, una persona, un quadro, un'immagine, qualsiasi cosa, i nostri occhi hanno questi micro movimenti impercettibili ad occhio nudo, cioè ci sono quelli più ampi. E notare che comunque la maggior parte dei punti sono gli occhi, la bocca e poi la sommità del capo. Sì, questo è un esempio, perché dipende da quello che ci interessa di una persona. Perché noi possiamo essere più interessati ai capelli, cioè se ci dicono osservare i capelli, allora i nostri occhi in quel momento stanno facendo tutta la curvatura dei capelli. Della chioma. Poi se a noi interessa vedere il volto, guardiamo tanto gli occhi, perché comunque deve esserci il contatto oculare, magari, oppure descrivici questa persona, allora abbiamo gli occhi che vanno ad esplorare tutto il viso della persona. E questo è molto importante, perché appunto c'è questo sistema molto complesso che una persona può avere un occhio perfetto, però se non ha questa coordinazione, perché abbiamo due occhi, una visione stereoscopica, e se non sono ben coordinati fra loro, già abbiamo delle discrepanze, arrivano al cervello delle immagini che non sono ben coordinate, quindi abbiamo già una mancanza di dati e quindi di chiarezza. E magari cioè, l'immagine può essere un po' sdoppiata. Questo invece è l'esercizio che viene fatto dai nostri occhi in maniera inconscia, sì. Io presumo, cioè non viene registrato. Sì, sì, è una cosa inconscia, cervello, normalissima, quando lo osserviamo. Di una foresta e sotto vediamo la persona che si trova all'interno di questo bosco. Allora, no. Sì, adesso lo spiego bene. Allora, quando noi stiamo osservando un'immagine come questa in un bosco, per esempio c'è una persona, se noi guardiamo solo la persona, il nostro occhio sta puntando lì, noi vediamo anche il resto, perché comunque gli occhi si stanno muovendo un po' dappertutto. Cioè non è che stanno fermi, sembra che stiano fermi, ma in realtà stanno facendo dei piccoli movimenti. Beh, questo è solo un esempio di come osserviamo un'immagine del genere, un esempio. E poi quel punto che è messo in evidenza della persona nel bosco sarebbe proprio un movimento saccadico che fa vedere soprattutto l'immagine, la parte centrale appunto dell'immagine che arriva alla retina. Infatti noi vediamo per punti. Andiamo per punti, il nostro occhio mette insieme questo puzzle che arriva poi al cervello e lui il cervello mette a posto tutto e si chiama completamento modale. Proprio noi possiamo mettere insieme tutti i pezzi e vediamo l'immagine intera. Il nostro cervello è veramente grandioso, ma se c'è un problema anche a livello del cervello di mettere insieme questi dati, noi abbiamo anche una carenza, una mancanza di chiarezza anche in questo caso. Quindi noi possiamo fare esercizi, però dobbiamo anche allenare a vedere il nostro cervello. Dobbiamo allenarlo, quindi se noi abbiamo sempre una visione perfetta con l'occhiale davanti, sia l'occhio si impigrisce perché comunque rimane in una gabbia e sia il cervello non è più abituato a lavorare con dati diversi, cioè se io tolgo l'occhiale adesso vedo peggio di prima che li ho messi, perché a parte che si irrigidiscono i muscoli quando indossiamo un occhiale. E poi abbiamo proprio il cervello che si abitua a ricevere con più facilità certi dati. Ecco, la regia sta mandando in onda. Allora, lei sì. Utilizza diversi strumenti. Strumenti. Sì. Non mi soffermerei molto su questi occhiali senopeici, perché avevamo parlato la scorsa settimana. Sono questi occhiali che sono stati ideati anche questi da una mamma che ha dovuto affrontare un percorso davvero impegnativo per la propria figlia. Mm-hmm. E partendo dal metodo Bates e da questi occhiali, li ha poi rivisitati e ha ideato questi occhiali che portano a fare ginnastica. Sì. Poi questo sì, è uno degli strumenti, appunto, aiutare a fare una ginnastica passiva. Poi ci sono, che lei ha qui comunque. Che no? Io ho qui. E lei quanto li indossa al giorno? Dipende, mi piace molto usarli per guardare la televisione e delle volte per leggere il computer, però io mi stanco un po' al computer ancora con questi, ma preferisco la televisione. E poi faccio degli esercizi, dei dondoli con questi occhiali per aumentare il movimento orizzontale degli occhi in questo modo. E questo è uno strumento. Poi gli altri strumenti sono degli occhiali di diversa gradazione. Come dicevo prima, se noi abbiamo solo il nostro bel paio di occhiali che ci dà i 10 decimi, però abbiamo una miopia che ci permette di vedere nitidissimo da vicino, magari anche troppo, per esempio se una persona manca solamente 0,50, la computer vede nitido fino a circa 3 metri. Quindi lì per accomodazioni in quel caso c'è ancora.
Quindi in quel caso l'occhiale non andrebbe messo? Non andrebbe messo l'occhiale per distante, però se tende a perdere vista ancora, andrebbe messo addirittura un occhiale che rilassa un pochettino l'iperaccomodazione. Per esempio un occhiale positivo da lettura, che non va ad impigrire la lettura da vicino, ma va un attimo a rilassare quando c'è bisogno, perché non vanno tenuti sempre, vanno tenuti per esempio quando la persona sta 8 ore a computer con una miopia di certo calibro. Infatti qui adesso è un po' complicato da spiegare tutti i perché e per come, dei dispositivi, delle gradazioni, e dopo con i link che passeranno poi si potrà trovare tutto il materiale per le persone. Tanto per spiegare che si deve andare a rilassare un po' l'occhio quando viene stressato troppo. Quindi si indossa questo occhiale, che anche per un miope più alto, più elevato. Per esempio, lei ha detto che le mancano più o meno, diciamo, sul 7, 7 e mezzo, 6 e mezzo, ecco, dipende. E quelli quanto hanno? Questo è un più 1 e mezzo. Questo è un più 1 e mezzo che magari posso indossare se ho le lenti a contatto forti addosso. Se sto a computer o a leggere, metto questi e leggo senza stressare gli occhi, perché i miei occhi hanno veramente una... Certo che è ben complicato come gestione. Diciamo che più o meno 3 paia di occhiali, uno per la lettura, uno per la casa e uno per uscire per la televisione. La televisione, cioè, ci serve vederla, no? Uno per uscire, che ci serve vedere a lunghe distanze, e uno per stare in casa, computer e la lettura, che è ancora più vicina. Quindi almeno 3 paia di occhiali per seguire questo metodo. Se una persona invece segue solo norme di igiene visiva, ne bastano 2, uno per distante e uno per stare in casa. Perché appunto... questo metodo può essere anche personalizzato, anzi deve essere personalizzato, perché ogni persona ha delle esigenze diverse. E per quanto riguarda invece gli esercizi? Gli esercizi sono assolutamente indispensabili, perché se una persona usa solamente quegli occhiali che dicevo prima, può anche bloccare i peggioramenti, però se fa gli esercizi può anche migliorare. Poi ci sono persone che hanno ulteriori problemi, che vanno ricercati anche la parte psicologica, perché c'è chi non vuole vedere, io per esempio ce l'ho, non voglio vedere, ogni volta che metto qualcosa vedo nitido, poi la vista cala subito e io capisco che, cioè, sono io che non voglio vedere, quindi preferisco toglierne un pochettino così non perdo la vista e rimango lì. Sono migliorata quel tot, adesso sono stabile, pare che non miglioro più, però vedremo. Sì, speriamo di trovare la causa di questa cosa che non voglio vedere e di migliorare ancora. Gli esercizi si vanno ad allenare i muscoli estrinseci degli occhi, che è importantissimo, che aiutano la coordinazione e l'aumento dei movimenti saccadici, perché se noi abbiamo dei muscoli che non sono coordinati e sono rigidi, abbiamo anche meno movimenti. È come vedere un film a 100 fotogrammi al secondo e uno ne ha 20, cioè abbiamo un'altra visione. Quindi adesso mostro, sono 3 esercizi principali. E il primo è una semplicissima rotazione degli occhi lenta, si parte da dove si vuole, dall'alto e da in basso, e si compie questa rotazione ampia cercando di non farsi sfuggire dei punti che... E bisogna mettere a fuoco mentre no, si no, fa? No, no, è solamente un esercizio di stretching proprio dei muscoli attivo, cioè mentre... in questo modo qui. All'inizio non si ha molta padronanza di questa rotazione e allora si hanno gli occhi che vanno a scatti. E quindi ci si può aiutare inizialmente con il dito. Cioè si parte così e si va così, si ha un movimento più fluido, non a scatti. E si fa la rotazione di tutto il cerchio. Si fa la rotazione sempre lenta, seguendo il dito. Si va in alto e si fa. E così si impara a fare questa rotazione, perché molta gente trova che ha difficoltà ad imparare. E poi si farà anche dal lato opposto, presumo. Sì, sì, prima si fanno un po' di rotazione da un lato e poi dall'altro. Poi ci sarà anche su internet. Quante si trova, più o meno, per avere un discreto... Sì, si inizia con pochissime, perché bisogna testare il terreno sempre, perché tutto va in base alla persona, non si può generalizzare. Quindi si inizia con 2-3 per testare il terreno, cioè 2-3 orarie e 2-3 antiorarie. E così se si sentono dei piccoli dolori, delle tensioni, allora va bene fermarsi lì e non farne di più. Se invece si sente che l'occhio ha ancora un sacco di carica, di forza, se ne possono fare una decina da una parte e dall'altra. Poi ovviamente si va per gradi, se ne fanno 5, se ancora si sente che l'occhio può andare avanti, se ne fanno 7 e così via. E questo è il primo esercizio che si fa ogni 2-3 volte a settimana.
Ah, quindi non è neanche tanto impegnativo? No. Sono 10 minuti? Sì, lo so che sono 10 minuti, un quarto d'ora. Inizialmente si comincia proprio con 5 minuti al massimo, poi si passa a 10, a 15, e poi chi vuole fare degli allenamenti più intensivi può arrivare a 20-30 minuti, 2-3 volte a settimana, però ti assicuro che a lungo andare diventa un po', sembra un po' pesante, quindi c'è gente che magari ne fa, continua a fare sempre 10 minuti, però va bene anche quello, anzi è sempre meglio di niente. E c'è chi proprio nemmeno quei 5 minuti. È vero. Io delle volte mi trovo così impegnata nella vita e poi anche magari non voler migliorare, no, nella mia parte inconscia, che mi porta a dire cavolo, è una settimana che non faccio gli esercizi. Oppure mi volano 10 giorni e dico cavolo, no, non mi ho fatto. Mi sono dimenticata e non li ho fatti. Mi sono dimenticata, allora mi faccio almeno 5 minuti e vedo già che i miei occhi si ristabilizzano. E altro esercizio? Sì, secondo esercizio, rotazione del capo fissando un punto. Che aiutano alla coordinazione proprio della fusione delle due immagini. Fissa un punto distante che si riesce a vedere a occhio nudo, quindi gli occhiali non si devono usare, mi raccomando, in questi esercizi. E qualsiasi cosa che noi vediamo a distanza, oltre i 3 metri, dove non c'è convergenza, possibilmente, si inizia a fare queste rotazioni, cercando di vedere sempre l'oggetto e il naso non ci passi davanti, altrimenti non abbiamo più la visione stereoscopica. In questo modo qui, anche qui, le rotazioni sono sempre 2-3 per iniziare e poi si prosegue dall'altro lato e se gli occhi non sono stanchi, non hanno lavorato bene, se ne fanno delle altre. Quando si è capiti, perché prima bisogna tastare il terreno, capire un attimo che cosa il nostro corpo ci chiede, cosa non ci chiede, e poi possiamo lavorare con più consapevolezza. E dopodiché l'ultimo esercizio è quello un po' più intenso e si fa con gli occhi chiusi e si fanno delle rotazioni con gli occhi chiusi. Anche qui le persone hanno qualche difficoltà soprattutto con questo esercizio perché non riescono a capire dove stanno guardando con gli occhi chiusi. Allora anche qui si comincia magari cercando di guardare il dito mentalmente, in questo modo qui, di seguirlo in questo modo. Poi quando si è imparato, si riesce a seguire gli occhi senza il dito, allora, cioè, si riesce ad ascoltarsi e a coordinarsi, allora si può togliere il dito e si fa senza. Anche qui, queste sono un po' più intense, quindi magari se ne fa una o due. E poi più avanti si aumenta. Comunque questo è l'esercizio più intenso che una persona può anche lasciare un po' da parte se non ha tempo, ecco. Se uno ha solo 10 minuti fa quei primi due e poi quello lo lascia alla fine. E questi sono gli esercizi proprio dei muscoli estrinseci. Poi c'è un esercizio che anche questo mi ha lasciato sbalordita quando l'ho letto, perché per me era una cosa impossibile, che si fa con un certo tipo di occhiali, appunto o positivi con la miopia bassa oppure sottocorretti se è una miopia di meno 6, per esempio si mette meno 3. E si prende un qualsiasi libro, si trova alla distanza di sfocatura dove le immagini sono molto sfocate e non si riescono a leggere bene. E con un movimento che Davide De Angelis ha chiamato CRB, cioè contrazione nel senso spalancare, contrazione e rilassamento battito, l'occhio dovrebbe rilassarsi e coordinarsi meglio e riuscire a mettere a fuoco. Quindi spalancando per qualche secondo, poi espirando e sbattendo le palpebre, si dovrebbe riuscire a leggere la parola. Questo inizialmente non può essere possibile se l'occhio non è allenato. Io ci provo all'inizio. Non so se sono neanche capace a allargare così tanto le... Sì, e poi cioè, dipende dalle persone, insomma. Se uno apre, spalanca e poi sbatte gli occhi. Questo aiuta la lacrimazione, ma ovviamente non si mette a fuoco perché c'è la lacrima, non è questo lo scopo, ma aiuta soprattutto il rilassamento, l'ossigenazione e anche la consapevolezza del rigidimento che c'è, perché con la contrazione che si fa, con lo spalancamento, si va a, col principio di Jacobson, si vanno a tendere i muscoli anche del corpo e poi si rilassano e quindi si ha la percezione del rilassamento. La stessa cosa avviene con questo esercizio. Anche qui questa è la parte iniziale dell'esercizio di messa a fuoco attiva, cioè tu attivamente metti a fuoco. Quando si è imparato a mettere a fuoco così, si può provare a mettere a fuoco solamente sbattendo le palpebre in modo naturale. Quindi si prende sempre il libro, cambia occhiali perché non sono quelli giusti, si trova la distanza di sfocatura
E poi semplicemente sbattendo gli occhi oppure tenendoli un po' più chiusi, sbattendoli, allora c'è proprio l'immagine che emerge, si vede nitido. All'inizio si avranno dei flash di nitidezza, di cui il libro parla molto bene, che sono i primi segnali che l'occhio inizia a lavorare. All'inizio sarà molto difficile, i primi poi saranno molto veloci, cioè saranno qualche frazione di secondo, poi saranno sempre più lunghi. E il metodo porta a riuscire a mettere a fuoco attivamente sempre più a lungo finché il miglioramento si stabilizza. Dopodiché si fa lo step successivo, cioè si abbassano tutti gli occhiali quando si riesce a vedere nitido così. Si abbassa ancora la gradazione e si prosegue finché non c'è una stabilizzazione, quindi poi si va a fare altri metodi, altre prove, altri esercizi, si va a ricercare dove può essere ancora la causa. Quindi questa è la parte proprio fisica, la parte appunto degli esercizi dei muscoli oculari e la parte della messa a fuoco, che comunque anche quella è fisica sì, però fino a un certo punto, perché ci si rende conto che veramente si va a toccare qualcosa dentro quando si mette a fuoco una cosa che era sfocata da 20 anni, con una gradazione con la quale non ci si vedeva bene da tanto tempo. E questi esercizi si iniziano a portare anche fuori, quando si fanno le passeggiate, si utilizza magari una correzione più bassa, si vede un po' sfocato, si fa questo esercizio di messa a fuoco e iniziano ad emergere le foglioline degli alberi più lontani e queste soddisfazioni portano sempre più anche a proseguire con questo metodo. Bene, allora mi piacerebbe, adesso abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, in un futuro poterla avere ancora qui ospite in trasmissione e magari vederla senza occhiali. Magari, chissà. Perché no, dottoressa, è possibile questo? È difficile lei? Però. Perché il corpo è capace di tutto, dopo c'è da trovare le buone radici, i fili giusti per andare a liberare quello che blocca. Allora già devo dire che grazie a tutti questi esercizi sia mentali che fisici io riesco a farmi le passeggiate senza occhiali e a vedere cose che la gente non ci crede, però è lì e io le leggo, le vedo, quindi già questo per me è una grande liberazione. Sono felice. Va bene, abbiamo davvero terminato il nostro tempo a disposizione, Arianna io la ringrazio, adesso è giunto il tempo di fare la battuta finale, se preparatevi una frase che ognuno di voi può condividere con i telespettatori da casa e mandiamo nel frattempo per ognuno i vari contatti che così se qualcuno vi volesse poi ricontattare per praticare o chiedere qualcosa al vostro gruppo lo può fare tramite le informazioni che stiamo mandando in sovraimpressione. Allora, dottoressa, inizio io. Inizi pure lei. Essendo innamorata dell'integrazione direi venite al mio seminario, dopo andate a camminare con loro guardando bene e facendo gli esercizi per la ginnastica. Così sì. Avete fatto tutto in una volta. In un percorso evolutivo di crescita. Allora, ricordiamo che per poter contattare la dottoressa Sophie Ott potete trovare tutte le informazioni sul sito internet bioconsapevolezza.com oppure mandando una mail a info@bioconsapevolezza.com. Ricordiamo che ci sarà questo seminario a Piacenza. A Piacenza, il 23 e 24 di novembre. Con una promozione entro il 20 di ottobre, per chi si iscrive entro il 20 di ottobre, dunque qui c'è un numero, abbiamo anche messo al di là che potete mandare una mail sul sito, ma qui c'è un numero di telefono anche per chi non ha voglia di mettersi su internet o davanti al computer, che è la persona che prende le iscrizioni e che dà delle informazioni oltre. Benissimo. Allora la ringrazio, lasciamo la parola a Piercarlo. Il mio invito è, a prescindere dal cammino, a sperimentarsi e a scegliere l'azione. Qualunque cosa si voglia apprendere, scegliere l'azione e possibilmente anche il divertimento, un po' di leggerezza, di ilarità, di gioia. E perché no in cammino? Noi consigliamo sempre una domanda che è perché no? Perché no? Allora, se volete rispondere a questa domanda, perché no, potete farlo contattando Alberto De Panfilis o Federica Valente e Piercarlo Romeo tramite il loro gruppo che è FIM Formazione in Azione sul sito internet che è fim.it oppure al numero verde 814 87 37. A te Federica?
Il mio invito è a mettersi in cammino, perché da buon ex insegnante di educazione fisica trovo che sicuramente un mezzo per conoscersi sia conoscersi attraverso il proprio corpo. Ci è stato dato questo corpo non per star seduti in poltrona, ma per muoverci e per sperimentarci conoscendoci anche attraverso di esso. Quindi buon cammino, buon movimento, buona azione. Ed infine Piercarlo? Alberto. Ah, Alberto, scusa. No, perché noi lavoriamo in squadra, sì, quindi è vero, ogni tanto ci confondi, ma è il nostro, in realtà noi... Alberto. Abbiamo dotato di capelli lui, no, però... Sì, sì, noi per distinguerci, io ho i capelli, Piercarlo no, poi ogni tanto ci scambiamo la parrucca. No, la mia è una quasi una battuta. Vorrei stimolare con un alzati e cammina, e rallentando. Quindi abbiamo visto che il cammino ci permette di rallentare un po', quindi di staccarci un attimo da tutti i ritmi frenetici e concederci del tempo per conoscerci meglio. Va bene, ti ringrazio Alberto. Ed infine abbiamo Arianna. L'ultima battuta per te? Sì, io consiglio a tutti di informarsi, di andare su internet, cercare e... perché la speranza c'è per tutti, se c'è stata per me, c'è stata per, cioè, c'è per tutti quanti. Ecco, se avete delle domande da porre sul metodo Power System Vision ad Arianna Piva, potete farlo sul sito, appunto, powervisionsystem.com, oppure... Per educazione visiva su Facebook. Educazione visiva tramite Facebook, e c'è questa mail, aiutami. Sì, luthiel.13@gmail.com, scuso se non l'ho ancora fatta una mia personale, un po' diversa. Va bene. Beh, tanto chi sarà interessato potrà farlo cliccando sul sito internet oppure su Facebook, che oramai è alla portata di tutti. Io vi ringrazio. Grazie. E ringrazio anche i nostri telespettatori che, come sempre, ci seguono con tanto affetto. E vi ricordo che Laboratorio Salute ritorna di nuovo la prossima settimana. Oramai non mi resta che augurarvi buonanotte. Arrivederci.